ostello. Colazione del campione, avena, caffè caldo e Nutella sciolta dentro. Saranno 3 mesi che non uso un lavandino. Ma dai, è comodo. Barba fatta. E dai, speriamo che venga sta benedetta pioggia, così almeno si giustificano sti 15 euro a notte che spendo per stare in ostello. Che mi sarei risparmiato volentieri. Che forse ho sentito qualche goccia di pioggia, speriamo. E adesso vado a comprare un pezzo grande così di sapone, perché la lavatrice in ostello costa 4 euro, che vabbè, un po' come tutte le anche in Italia, credo. E invece laverò a mano, come ho sempre fatto, visto che tanto non ho niente da fare. Piove, pettino lento. Perfetto. Io intanto ho preso... Questo. Faccio un super mega soffritto con un cavolo bianco che mi porto in giro da 2 settimane nello zaino, cioè pian piano lo sto finendo, ma era gigante, pesava un sacco. Oggi spero di finirlo con wursterone con pezzi di wurster di tacchino. E poi ci metto questo, bello caldo, mi sembra un buon pasto da autunno, così da brutto tempo. Calzette puzzolenti, costume da bagno che era sporco e adesso pulito, le calzette anche adesso non puzzano più. Questo è il sacchetto che uso per lavare. Sapone. E qui al momento è così, qua è dove mi sono accampato sotto l'unico angolo con la tettoia. E a tratti tira vento. E a tratti si squarcia un po' e viene il sole, a tratti piove, ma non è una roba violenta per il momento. Pesciuga, de pavo e cavolo cappuccio. Buono. E buon appetito, buon appetito. Allora, qua diluvia, come da previsioni meteo, e per fortuna i miei 15 euro hanno un senso, uno scopo. Quindi io, questo è l'unico angolino con una tettoia, mi sa che mi accamperò qua, così giusto almeno per fumare una sigaretta, bere una birretta. E volevo guardarmi la maratona a Mentana sull'insediamento di Joe Biden, vediamo se riesco.